eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Lei se n'è andata per sempre, è lui che l'amava davvero, non sa se abbandonarsi a gesti disperati o andare con i suoi amici a travestiti. Grasso giornalista che ha grande senso morale, a volte si scatena in un'invettiva dovuta alla frenesia di una vecchia diva. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Una donna del sud, una madre di famiglia, col consenso di suo marito e di suo fratello, si libera, va sul palco e fa lo spogliarello. Un povero disoccupato, e anche in cassa integrazione, disperato ha venduto la moglie, la madre e il bambino, di avere al più presto anche lui il telefonino. Il mondo è un giardino d'infanzia, è come una vecchia giostra, e sopra soltanto bambini che vogliono, vogliono, vogliono mettersi in mostra. Voce calda e armoniosa, e col suo bel vestito a frange tutto rosa. Un prete coraggioso, moderno e giovialone, ha smesso di far le sue prediche dagli altari e conduce una trasmissione per rocchettari. Oh yeah. Pure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Era una ragazza curiosa, un'ottima ascoltatrice, chissà che cosa succede quando poi si cresce, adesso parla per ore e ti rincoglionisce. Ho conosciuto un bel vecchio, segnato dalla vita, si è rivolto ad una clinica privata a Torino. Ora il viso che è un po' come il culo di un bambino. Il mondo è un giardino d'infanzia, di bimbi forse un po' cresciuti, con tante idee originali. Un mondo fantastico e pieno di bambini idioti. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo.